Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Italia batte Lituania per ben 5-0, un avversario che non è un avversario top, ma comunque fare 5 gol è sempre sinonimo comunque di una crescita di questa squadra. Vi ricordo che quando abbiamo giocato in Lituania non abbiamo vinto con un punteggio così rotondo e tra l'altro Immobile li ha segnato solo su rigore. Oggi ho visto una squadra molto rimaneggiata. Ne ho visto tante seconde linee, tra virgolette, se così si può dire, che in realtà secondo me sono giocatori di livello, perché comunque hai Bastoni, hai Acerbi, comunque hai fatto giocare Di Lorenzo, abbiamo comunque al centrocampo Pessina, che non è male, Locatelli, e poi Bernardeschi, che ok, alla Juventus non sta giocando bene, però comunque secondo me è un giocatore che il suo lo può fare. Lì davanti Raspadori ha giocato molto bene, anche Kean, ma hanno sorpreso entrambi. E Scamacca, giocatore alto, che però anche tecnicamente è molto bravo ed anche abbastanza veloce. Immobile, onestamente, dopo questa sera io proverei a un attimo metterlo in discussione. Cioè non dico panchinarlo, però cercare di far giocare più Kean, perché veramente, cioè, da come ha giocato stasera, ok che era la Lituania, ma ho visto veramente un attacco migliore rispetto alle scorse partite. Io fossi Mancini proverei veramente ad alternare di più Immobile con Kean o Raspadori, dare più spazio a questi due giocatori, perché già lo sta facendo comunque con tantissimi altri giocatori, perché comunque da quando è arrivato Mancini ha dato spazio a molti giovani. Però lo farei anche in attacco io, cioè metterei un po' in discussione Immobile. Non dico di metterlo fuori, però... cioè ci può stare che magari qualche partita anche importante possa farla un certo Kean, un certo Raspadori, un certo Scamacca, e poi magari mi fa entrare Immobile dalla panchina. Quindi secondo me Mancini può cercare di alternare di più le soluzioni lì in attacco. Questa vittoria dà moltissimo morale ai ragazzi, soprattutto perché venivamo da due pareggi. Contro la Svizzera ci può stare, ma contro la Bulgaria era obbligatorio vincere secondo me. Però la buona notizia di stasera è che oltre alla nostra vittoria con 5 gol, quindi abbiamo un'ottima differenza reti, ma la buona notizia è che l'Irlanda del Nord ha pareggiato con la Svizzera. Quindi la Svizzera, anche dovesse vincere le prossime due, arriverebbe ai nostri stessi punti, ma noi saremo davanti appunto per scontri diretti e appunto per differenza reti. L'Italia a livello di gioco mi è sembrata comunque molto più fluida rispetto alle scorse volte. Vedevo un giro palla molto più veloce, ok che la Lituania è una squadra, possiamo dire, di serie B/C, però comunque è già un qualcosa in più. Nelle scorse partite c'era mancata un po' la precisione, qua ho visto che comunque siamo stati più cinici. Poi comunque c'è stata una traversa di Castrovilli, Berardi ci ha provato in più occasioni, insomma poteva essere anche più rotondo questo risultato, poteva anche finire 7-8-0 questa partita. Poi fateci sapere voi cosa ne pensate di questa partita, come vedete l'Italia, se secondo voi comunque siete fiduciosi per questa qualificazione ai mondiali o se si andrà a uno spareggio. Secondo noi, anzi parere mio personale, l'Italia arriverà prima in questo girone e non dovrà andare agli spareggi. Voi fateci sapere la vostra opinione, sempre ben accetto un dibattito sotto i nostri video, ci piacerebbe comunque vedere più commenti così da poter leggere tutte le opinioni dei vari utenti. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti!